Buonasera, benvenuti alla seconda puntata di B Magazine, questo programma promosso dalla Serie B, dal presidente Barata. Buonasera al direttore Italo Cucci, buonasera direttore. Eccomi qua, sempre con voi. Ci fa immenso piacere, lei è sempre in Sicilia, insomma, lì si sta bene o no? Bah, nella Sicilia dove sto io, che è bianca pazzelleria, si sta bene. Qui dove sono oggi a Palermo devo stare attento perché è rosso scuro addirittura, quindi è abbastanza. Ma io sono vecchio e vaccinato, per cui i problemi probabilmente li hanno più gli altri di quanti non ne abbia io. Vabbè, speriamo insomma che ben presto saremo tutti vaccinati, tutto il mondo, non solo noi italiani. Buonasera al Vuoi che ti direttore dia della una Gazzetta notizia? dello Sport Stefano Baringelli. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a voi. Direttore, prima di tutto la Ciao, ringrazio direttore. immensamente di essere con noi questa sera, ci fa realmente immenso piacere avere insomma la firma più importante di un giornale, insomma, che è la storia d'Italia e non solo. Grazie a voi. Buonasera Gianluca Rocchi, dirigente dell'Associazione Italiana Gioco Calcio, dirigente della Federazione, ma soprattutto è stato insomma, uno degli arbitri più importanti della storia, da sempre, diciamo, che ha rappresentato l'Italia con stile e con grandissima professionalità. Buonasera, dottor Rocchi. Buonasera a voi e grazie all'invito. Buonasera. A lei, dottor Rocchi, faccio anche le congratulazioni, visto che da pochi mesi si è laureato con insomma, il massimo dei voti a Roma. Per questo le faccio le congratulazioni, anche perché insomma, studiare è sempre molto importante. Grazie, grazie. Sì, è stata una bella esperienza. Faticosa, Allora, ma una bella direttore esperienza. Cucci, noi parliamo di Serie B, però ovviamente parliamo anche di un po' di economia, parliamo anche del VAR, parliamo un po' di tutto. La scorsa settimana abbiamo parlato anche di Under 21 e dei giovani con Paolo Nicolato. Per quanto riguarda la Serie B, siamo a 5 giornate dalla fine del torneo, un torneo, devo dire, sempre affascinante, intrigante. Forse c'è qualche squadra che sicuramente un po' ha deluso, vedi il Monza, e c'è invece qualche altra squadra, vedi l'Empoli, che ha confermato la sua forza. Lei ha 5 giornate, che idea si è fatto di questo affascinante campionato? Ma guarda, ti ho già raccontato la mia storia con l'Empoli. Io sono cresciuto con l'Empoli dai lontani anni 60 ed è una fabbrica di calcio. È una delle poche garantite fabbriche del calcio italiano e si sta comportando come sempre bene, avendo anche un'ottima scelta di allenatori. Adesso mi ha chiamato un amico, mi ha detto: "Oh, parla bene di Dionisio, è un romagnolo anche lui." E non è che deve parlare bene dei romagnoli, ma mi è venuta in mente una cosa che ti racconto rapidissimamente. Nella giuria del premio Prisco, quando era presidente Sergio Zavoli, un anno io dissi: "Beh, bisogna premiare l'Empoli, era stato promosso, dico, ti segnalo Sarri." E lui mi disse: "Ma non mi piace, fuma sempre e poi dice anche le parolacce." Dico: "Vabbè, premiamo Corsi." Allora è venuto Corsi a prendere il premio e appena è salito sul palco per prendere il premio ha detto: "Mi dispiace solo che non dovevo venirlo a prendere io, ma doveva venirlo a prendere Sarri." Ecco, queste sono le cose che tante volte Corsi, con lui abbiamo parlato dei suoi allenatori, che hanno delle caratteristiche straordinarie, finiscono come Giampaolo, che magari lì è ottimo, poi quando se ne va non lo è più. Evidentemente c'è un presidente di mezzo che sa fare molto bene il suo mestiere. Allora, direttore Barigelli, invece a lei le volevo chiedere due cose soprattutto, sia da una parte dall'aspetto economico, ecco, cosa ha causato questa pandemia, il Covid, sia al campionato di Serie A, al campionato di Serie B, visto che insomma le difficoltà che ovviamente ci sono. E poi le volevo chiedere anche una cosa proprio sugli allenatori, no? Antonio Conte fra poco dovrebbe festeggiare lo scudetto all'Inter, ma lui la Serie B l'aveva già vinto, il campionato di Serie B col Bari. Quanto può essere importante, ecco, per un allenatore partecipare al campionato di Serie B, fare un po' di gavetta, diciamo, e nello stesso tempo vincerlo?
Allora, parto dalla seconda. Sì, diciamo, sono stati molti gli allenatori che, come dire, hanno sperimentato le proprie qualità, anche le proprie idee tecniche in Serie B e poi sono riusciti a trasferirle con successo in Serie A. Quindi quello è sicuramente importante. E sai, i percorsi per arrivare al successo sono sempre individuali e misteriosi. Ci sono allenatori come Zidane, che pure ha vinto tantissimo, che è partito, diciamo, con il privilegio di fare praticamente subito l'allenatore del Real Madrid, cioè ha fatto l'assistente di Ancelotti, e poi pure allenatori che invece hanno dovuto conquistarsi panchine importanti con fatica. La Serie B è senz'altro una grandissima palestra, spero che lo diventi anche di più. Quindi spero che dal punto di vista tecnico e aggiungo anche dal punto di vista delle risorse economiche, perché il campionato di Serie B ha bisogno di alzare il livello tecnico del proprio campionato e quindi ha bisogno che ci siano più risorse perché questo possa avvenire, perché poi sai, non è che sempre le idee, diciamo, di Sarri o di Spalletti ne incontri uno, diciamo, la qualità. Nei campionati la fanno la media, non i vertici. Non devi mai guardare se un campionato è un campionato buono dal punto di vista tecnico, se ha una squadra di vertice forte. Devi sempre guardare la media. E diciamo, da questo punto di vista, ti devo dire francamente che il campionato di Serie B di quest'anno non è che sia particolarmente entusiasmante, non lo è per la verità neanche quello di A. Però diciamo che qui parliamo di Serie B. Io credo che si possa e si debba far meglio. La pandemia ha colpito indistintamente da questo punto di vista, dal punto di vista della tragicità dell'evento, è un evento democratico, cioè ha colpito indistintamente lo sport dai motori fino agli sport di squadra, fino ai grandi sport professionistici come l'NBA negli Stati Uniti o i campionati di Serie A o la Premier League o la Liga e quindi anche il campionato di Serie B. Certo, i campionati più piccoli hanno sofferto di più e io credo che dovremo fare molto attenzione perché poi, diciamo, qui parliamo di Serie B, ma ci sono i campionati di Serie C, ci sono i dilettanti, il mondo del calcio è un mondo enorme con tantissimi praticanti. E bisogna fare attenzione anche ai campionati più piccoli, anche alle società più piccole, perché poi è la base, come ti dicevo prima, che è quella che può che dà a una scuola calcistica la linfa per poi magari vincere anche un campionato del mondo. Senta, dottor Rocchi, mi viene, ovviamente parlando di calcio, voi siete i protagonisti, no? Perché comunque voi siete coloro che, insomma, dettate le linee guida nel corso dei 90 minuti, ma è più facile arbitrare oggi una gara, dato che c'è, insomma, il VAR, ci sono tanti assistenti, insomma, il supporto è notevole. Era molto più difficile poco tempo fa o no? Sicuramente la tecnologia intesa con la VAR, ma anche già penso agli auricolari. Io sono arrivato in Serie A per dire nel 2003, non avevamo nemmeno diciamo, gli auricolari per arbitrare, quindi sicuramente la tecnologia è sempre un supporto e un sostegno agli arbitri. Oggi probabilmente è un pochino più facile rispetto a prima perché gli stessi calciatori, ho finito da poco un incontro con il Verona, per esempio, negli incontri istituzionali che faccio con le squadre di Serie A e di Serie B, e loro stessi mi confermavano il fatto che avendoci la VAR, quindi avendoci la tecnologia, la fiducia nei confronti delle decisioni arbitrali è superiore e di conseguenza le proteste tendenzialmente sono minori. È chiaro che ancora il fatto, per esempio, di giocare in quest'ultimo anno senza pubblico, da una parte ha, diciamo, alleggerito la pressione sugli arbitri, dall'altra forse l'ha aumentata perché si sente sostanzialmente tutto, per cui da questo punto di vista, è più difficile proprio se si deve andare a parlare dell'aspetto tecnico, ma lo è meno dal punto di vista ambientale. Prima di farle fare una domanda dal direttore Bariggelli e poi lasciarla andare, visto che insomma deve fare il giornale, domani mattina esce il giornale, per questo c'è tanto da fare. Le voglio chiedere una cosa, dottor Rocchi, nella sua lunga carriera d'arbitro, quale evento ricorda tra quelli accaduti che le ha creato maggior fastidio o disappunto? Ma guardi, io racconto sempre un evento che per far capire quanto la figura arbitrale a volte
chiede responsabilità. Io ho dovuto rinviare nel 2012 una gara di qualificazione mondiali, era Polonia-Inghilterra, per un nubifragio che si è abbattuto su Varsavia quella sera e tra le tante cose, diciamo, a cui ho dovuto pensare, non è stata la partita, che è la cosa per cui mi ero preparato e mi ero attrezzato, ma semplicemente il gestire due federazioni che stavano litigando nel tunnel degli spogliatoi per cercare di giocare la partita il giorno successivo. Gli stessi responsabili dello stadio che accusavano me di non voler giocare una partita, in realtà era il tempo che non potevo, cioè, il campo che non poteva giocare, che non si poteva giocare. Pertanto è stato un evento che è esterno alla partita che mi ha creato dei problemi e dei disagi e mi ha anche questo insegnato e fatto capire che l'arbitraggio, come dico spesso in ambienti che non sono calcistici, non è solo fischiare un rigore o un fuorigioco, ma è formazione umana personale vera nel vero senso della parola, è assumersi le responsabilità ed è una cosa non semplicissima da fare. Direttore Barigelli, prima di lasciarla al suo amato giornale, posso chiederle di fare lei una domanda al dottor Rocchi? Vorrei chiedere a Rocchi un giudizio, no, non gli chiedo i nomi perché sarebbe inelegante e lo metterei solamente in imbarazzo, un giudizio complessivo sulla nuova leva di arbitri che si è affacciata in Serie A e in Serie B, se a suo giudizio complessivamente la giudica una leva che può dare al calcio italiano qualcosa di nuovo e di diverso rispetto per esempio alle generazioni che ci hanno preceduto, che comunque sono state generazioni che hanno dato grandissimi arbitri. Sì, io le dico la verità, credo di sì, anche perché l'Italia da sempre ha espresso grandi arbitri. Secondo me, questo ne parlavo anche con dei dirigenti nostri interni, secondo me dobbiamo anche pensare che è cambiata un po' la generazione dei ragazzi, o sostanzialmente di conseguenza anche dei giovani arbitri. Per cui c'è da immaginarsi l'arbitro, diciamo, del futuro un po' diverso dallo standard che abbiamo immaginato fino a ieri. Questo probabilmente potrebbe essere dal punto di vista proprio dell'arbitro inteso come persona. Sul fatto che le nuove leve siano valide, penso di sì. Ci vuole, come vale per un discorso di una grande squadra che magari inserisce qualche giovane interessante ma che non ha esperienza, ci vuole pazienza perché quando l'arbitro è giovane deve, tra virgolette, sbagliare per imparare e quindi ci vuole pazienza. Non sempre, lo sappiamo anche noi calciatori, non dico niente di nuovo, non sempre la pazienza è tanta e quindi si cerca di accelerare i tempi. Ecco, l'importante è non accelerare i tempi, ma sono convinto nei prossimi 3-4 anni troveremo dei nuovi grandi arbitri, sono sicuro. Grazie, Grazie. grazie direttore Barigelli per essere stato con noi questa sera. Le auguriamo un buon lavoro e ci auguriamo di averla nel corso, insomma, dei playoff, ecco, ma soprattutto dei playoff Molto per volentieri. parlare un po' di queste squadre che festeggeranno questa bellissima promozione in Serie A. Grazie direttore. Grazie, un saluto a Rocchi e un saluto al direttore Cucci. Grazie, Grazie, direttore, grazie al grazie. direttore Barigelli della Gazzetta dello Sport. Direttore Cucci, in Serie B non c'è la VAR, sicuramente ci sarà per quanto riguarda i playoff, i playout. Il prossimo anno invece ci saranno dall'inizio di stagione. Questo, insomma, questo dà una grande possibilità alla fin fine anche alla Serie B, anche perché sbagliare è umano. Io dico sempre che fare l'arbitro, insomma, non è facile, non è per niente facile. Adesso con questa nuova tecnologia è normale che c'è un grande supporto, però in questo periodo queste sono partite, insomma, molto delicate, no? Adesso siamo nel rush finale dove i 3 punti sono determinanti per decidere le sorti di una stagione. Maurizio, ti garantisco che non ti devi preoccupare perché con Rocchi ci siamo già scambiati delle idee a proposito, perché tu sai che se non sono l'unico, sono uno dei due che ancora non ha digerito la VAR. Intanto ringrazio Rocchi di aver detto la VAR perché mi rompono sempre le scatole, dice no, è il VAR. Allora ho spiegato anche ai miei colleghi Rocchi che se io parlo della VAR posso dire tutte le bestialità che voglio perché è un apparato tecnico. Se invece parlo del VAR, devo stare attento perché mi può querelare. Per cui vede che è fondamentale l'aiuto che lei mi ha dato per precisare. No, tornando all'argomento che hai citato, Maurizio, io non amo i cambiamenti in corsa.
Cioè non trovo che siano una garanzia i cambiamenti che vengono introdotti quando si è partiti in un modo e secondo me bisogna arrivare nello stesso modo. Poi facendo lo spiritoso con Rocky, che è un personaggio che ammiro, uno sportivo vero, mi piace ogni tanto incontrarne qualcuno ogni 2 o 3 anni, e mi piace dire anche che se non ci arrivavano era pure meglio, cioè voglio dire, invece devo immaginare che arriverà anche in Serie C, dopodiché saremo rovinati per sempre. Però, per tornare a noi, dico solo che introdurla in corso d'opera non mi sembra un aiuto alla regolarità del campionato. Il dottor Rocchi che cosa ne pensa di questo pensiero di Cucci e nello stesso tempo voi siete contenti di avere questo supporto? Contenti soprattutto perché non è che ci valuta sempre il dottor Cucci, che ha una, diciamo, serenità e una linearità di giudizio così di alto spessore. Il problema è che spesso siamo stati valutati anche in maniera piuttosto severa e dolorosa dal nostro punto di vista. Pertanto, avere un supporto che ci permette di sbagliare meno è per noi è fondamentale e ci fa vivere anche con più serenità. Credo anche, vedendolo dal punto di vista delle squadre, dei tifosi, dei calciatori, degli allenatori, insomma, di tutti gli addetti ai lavori, sia una sorta di garanzia di risultati, per cui penso anche a un presidente che vuole investire, se hai una manifestazione dei risultati è più probabile che sia vicino al reale valore di quello che esprime la squadra, credo sia un qualcosa in più sicuramente. Certo che chi pensa che la VAR sia la risoluzione di tutti i problemi sbaglia, perché come ho già detto più volte, la VAR è un grandissimo supporto all'arbitro, ma non lo sostituisce, anzi, per certi aspetti chiede ancora più arbitri decisionisti e bravi. Perché se l'arbitro è decisionista e bravo, la VAR gli fa semplicemente un favore laddove non arriva in un errore. Quello che non dobbiamo fare e non dobbiamo fare assolutamente è demandare alla VAR le decisioni del campo. Questo no, assolutamente. Sono d'accordo col direttore 100 volte. Dottor Rocchi, non Ma pensa sai, che... Prego, Maurizio, prego, direttore. no, volevo dire, io poi ho spiegato a Rocchi che sono così bloccato dal passato, è evidente che c'è qualcosa, perché io mi immagino di fare la stessa domanda a Concetto Lobello. Cosa direbbe della VAR? Credo che le parolacce si sprecherebbero. O addirittura ho avuto un rapporto con Ionni e io per anni l'ho riportato avanti questo discorso, il quale diceva: cos'è che dice il parere del guardaline? Che poi allora si ricorderà forse ero che si chiamavano addirittura segnaline, poverini. Il parere del guardaline, l'unico parere che conta è quello dell'arbitro, tutto il resto è solo consulenza. Allora, cresciuto così, puoi immaginare che ho qualche renitenza ad applicarmi sulle cose. Però, ripeto, quello che... Tanto io non... Non posso fare la lotta contro i mulini a vento, l'unica libertà che ho è quella di dire o scrivere certe cose. Però, ripeto, in corso d'opera io avrei così rinunciato. Poi posso fare un'altra domanda a Rocchi, visto che ne Direttore, può fare approfitto, quello che vuole, che ne ha ovviamente. licenza. No, senza entrare in nomi, cognomi, altre cose, eccetera, mi rifaccio a un'imitazione. Tristemente il Covid ha adottato l'arancione come colore e lei sa che da qualche tempo i miei colleghi cronisti, telecronisti dicono: beh, invece del giallo, invece del rosso ci vorrebbe l'arancione. L'abbiamo inventato noi del calcio, poi adesso per carità è finito dove è finito. E mi chiedo anche davanti a cose che sono successe abbastanza di recente, perché l'arbitro è ancora così permaloso, che gli scappa il cartellino rosso quando potrebbe magari così mediare o addirittura adottare questo arancione, che poi è un modo di pensare. Io questo mi chiedo, un miglior rapporto con i calciatori, soprattutto in questi tempi, Rocchi, dove se uno gli scappa una Marianna si sente in tutto il mondo. Bisognerebbe anche capire questo. Che è l'aria che tira, che rende un po' più difficile vivere in campo, no? Sì, no, per quanto riguarda le proteste, lo dicevo prima, anche per quanto riguarda proprio il quarto ufficiale con le panchine, abbiamo problemi perché è indiscutibile. Il fatto che si senta tutto,
e talvolta può essere un problema perché l'arbitro magari è distratto o in alcuni casi è attratto da una protesta e quindi magari rispetta le regole, ma in un momento diverso ovviamente non avrebbe neanche sentito quello, quella cosa sarebbe stata detta nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece, e lì è una mia battaglia, ma trovo anche, devo essere sincero, molto d'accordo i calciatori in questo, anzi un aspetto forse che loro ci tengono molto, il fatto che l'arbitro sia severo laddove ci siano interventi da arancione, io preferisco sempre che sia l'intervento più da rosso che da giallo, ma per un motivo molto semplice, perché uno degli obiettivi dell'arbitro, forse il principale, è proteggere la salute dei calciatori. E quindi il fatto che certi interventi possono mettere a rischio l'incolumità dell'avversario è secondo me un motivo per cui l'arbitro severo io lo preferisco sempre all'arbitro meno severo, da questo punto di vista. Sull'altro aspetto credo che il dialogo sia fondamentale e probabilmente in questo momento non aiuta il dialogo perché anche una piccola protesta diventa una grandissima protesta. Prenderne atto è una cosa già importante. Sì, No, assolutamente. stavo pensando una cosa, dato che quest'anno molti arbitri di Serie A poi la settimana successiva arbitrano in Serie B, però questo non può essere ecco un problema, no? Perché in Serie A ovviamente c'è la tecnologia, in Serie B no. Per questo un arbitro bravo, preparato, qualificato, esperto, molte volte in Serie B oggi può trovare la giornata, insomma, difficile, particolare, storta, dove commette degli errori. Questo è anche un po' la stranezza, o no? Beh, sicuramente, allora, l'arbitro parte sempre per non sbagliare, questo è indiscutibile anche se è la VAR, l'obiettivo dell'arbitro è non farsi richiamare al VAR e non farsi cambiare una decisione, perché vuol dire che ha commesso un chiaro e evidente errore. È chiaro che se hai il paracadute come hanno gli arbitri in Serie A, vivi, diciamo, un pochino più di tranquillità perché sai che comunque di fronte a un errore ti verrà riparato. Però il problema, secondo me, più che agli arbitri lo estenderei agli assistenti, perché immaginatevi, o al guardaline come si chiamava prima. Immaginatevi che in Serie A l'obiettivo dell'assistente è quello oggi quasi di non alzare, di aspettare la fine di un'azione, anche se ha battezzato un fuorigioco che per lui è punibile. Invì deve fare esattamente il contrario, perché se Invì lascia andare un'azione poi diventa troppo tardi e rischi veramente di creare problemi. Ecco, quello è il lavoro forse più difficile negli assistenti che stanno facendo tra A e B, nel diciamo salire e scendere. Lo vedo meno difficile per gli arbitri perché, ripeto, l'arbitro deve comunque partire per non sbagliare. Poi è chiaro, in A hai qualcuno che ti può aiutare, in B no. E stiamo lavorando per poter dare questa possibilità anche alla B. Sono più indisciplinati in Serie B che in Serie A, a suo avviso. Dice i calciatori? Ovviamente, no? Sì. Come? I giocatori, dico, sono più indisciplinati in Serie B che in Serie A, Ma nel guardi, io ho senso. visto anche diverse partite di Serie B dal vivo, quindi non solo mi sono limitato alla televisione. Non trovo grande, cioè trovo molto rispetto anche in Serie B. Non vedo tutta questa differenza. Anzi, le dirò che molte squadre sono composte da molti giovani. E per cui le trovo squadre che giocano a calcio anche un bel calcio. Ho visto martedì ero a fare l'offline a Cremonese Empoli, è stata per esempio una partita bellissima, cioè quindi quasi da non invidiare una Serie A. Per cui non vedo questa grande differenza. È chiaro, le dico la verità: se troviamo due squadre che si giocano la retrocessione in Serie C, che vuol dire veramente un problema grandissimo per una squadra professionistica in genere, è chiaro che posso anche immaginare di trovare una squadra più nervosa, però mediamente non ho visto queste grandi difficoltà, scusi, queste grandi differenze. Direttore, prima di lasciare il dottor Rocchi, vuole fare lei l'ultima domanda? No, io voglio, visto che siamo in serena compagnia, volevo raccontare a proposito degli assistenti che secondo me, già da quando si chiamavano segnaline, guardaline, eccetera, sono quelli che prendono solamente degli insulti, una vita dura, io ne ho conosciuti. Allora, gli volevo raccontare quello che è una ribellione. Lei ricorderà come tutti il famoso gol di Turone, no? Annullato. E tutti noi scrivemmo annullato da Bergamo, che era l'arbitro della partita, no? Io, bolognese, ritorno a Bologna a un Rotary, dove mi si presenta uno e dice: io sono l'attuale presidente del Rotary, sono il famoso guardaline della partita Juventus-Roma, gol di Turone. Ah, dico, ah, piacere, piacere, si ricorda di me, mi ha dato un biglietto da visita, dove c'era scritto nome e cognome, e sotto c'era scritto colui che annullò il gol di Turone. Per dire che era finalmente uno che aveva raggiunto il suo momento dopo
Lei lo sa che la vita veramente la vita dell'assistente è una vita dura spesso, a parte che tutta quella parte lì. Adesso avergli, secondo me, creato l'impedimento di segnalare immediatamente il fuorigioco quando lo vede, è una cosa che può avere un suo significato pratico, ma che lo mette ancora più in angoscia rispetto a quello che era prima, o no? No, fa una riflessione molto intelligente e molto giusta. Le garantisco che per chi vive distinto, perché è in campo, che sia un calciatore, che sia un arbitro, che sia un allenatore, ma che sia un arbitro, quindi un assistente, l'istinto fa la differenza. Io, per esempio, ero un arbitro che basavo molto sull'istinto. Pensare di essere un assistente, quindi distinto, avere la percezione che ci sia un fuorigioco da penalizzare, ma dover obbligarmi a stare giù con la bandierina e magari alzarlo dopo 20 secondi. È uno sforzo mentale che non è assolutamente semplice e di contro, le condivido anche questo aspetto, non è gratificante. Però è chiaro, d'altra parte, loro sanno, e per questo motivo si attengono alle disposizioni in maniera molto severa, che se alzano un fuorigioco oggi e fermi un'azione importante che può portare eventualmente all'interità di una rete, è un errore veramente da matita blu. Per cui si preferisce tenere la bandierina bassa, aspettare la fine dell'azione e prendersi comunque, tra virgolette, un rischio da questo punto. Perché sapete benissimo che fin dove l'arbitro non interviene e non interrompe la gara, la VAR può intervenire e correggere l'errore. Laddove si fischia prima, Sì. Allora, l'errore rimane e non è più riparabile. Però non è dottore, una prima cosa di che. salutarla, le faccio io La l'ultima ringrazio. domanda ed è rivolta ai giovani. Ecco, che messaggio vuole dare ai bambini, ai ragazzi che da grandi, insomma, vorrebbero diventare i Rocky della situazione? Ma che mi piace, ho sempre ripreso un vecchio motto di un corso arbitri di tanti anni fa che diceva che fare l'arbitro è un modo diverso di fare sport. E lo ritrovo mi ci ritrovo perfettamente in questo motto, perché effettivamente è un modo diverso, ma comunque fai sport e lo fai bene. Ieri, tra l'altro, notizia di ieri che il Consiglio federale ci ha approvato la possibilità di avere il doppio tesseramento, per cui i giovani che hanno voglia di provare, oggi possono provare continuando a giocare, che secondo me è una differenza fondamentale, perché prima eri costretto comunque a abbandonare la tua passione, magari sei calciatore, oggi invece c'è la possibilità di provarlo. E secondo me, un'esperienza da arbitro anche a qualcuno che poi continua a giocare fa sempre bene, perché è bene capire cosa vuol dire decidere e prendere decisioni e non, diciamo, fermarsi e limitarsi solo a contestarle. Ma provare a prendere decisioni, secondo me, può essere anche una cosa molto interessante. Dottor Rocchi, grazie per essere stato con noi questa sera. Ovviamente noi siamo a vostra disposizione, no? Lei è un dirigente della federazione dell'AIA, per questo il messaggio che bisogna dare anche ai ragazzi, ecco, di intraprendere questo percorso di direttore di gara, di assistente, penso che sia una cosa molto utile. E poi la gavetta è una gavetta molto importante, visto che purtroppo assistiamo e leggiamo molte volte, non negli ultimi anni per ovvi motivi, ma fino a poco tempo fa, anche di tante violenze che purtroppo subivano questi bravissimi ragazzi che ovviamente si sono avvicinati nel mondo del calcio esclusivamente per un atto d'amore, non per altro. E questo a noi dispiace tanto, noi saremo sempre vicino ovviamente all'AIA, come è giusto che sia. Tante grazie, dottor Rocchi, e in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie. Allora, direttore, adesso andiamo avanti, in fretta perché insomma ci buttiamo un po' di servizi, andiamo a vedere quello che è successo. Allora, andiamo a vedere subito un servizio molto interessante che ha curato per noi, come sempre, il collega Gianluca Prudenti, che riguarda un po' le statistiche delle ultime settimane, ma anche del girone di ritorno. L'Ascoli batte il Monza e si piazza al quintultimo posto in classifica. I bianconeri dall'arrivo di Sottil hanno letteralmente cambiato passo. 1,47 punti di media ottenuti a partita, in totale 28 in 19 giornate. Ancora meglio la Reggina, 1,61 punti media a partita per la formazione di Baroni da quando la squadra ha cambiato allenatore. 34 punti in 21 partite. I calabresi sono secondi in classifica nel girone di ritorno con 26 punti. Tra le squadre in salute anche la Cremonese. Anche i grigiorossi hanno tratto giovamento dal cambio di allenatore. Da quando è arrivato Pecchia, cambio di passo netto da parte della formazione lombarda che ha ottenuto 14 punti in 6 partite.
Sono tre invece le formazioni un po' in crisi, Reggiana, Frosinone e Cittadella. La Reggiana non vince da 9 partite consecutive, il Frosinone da 6, 5 partite senza vincere invece per il Cittadella. A 5 partite dal termine del campionato con 15 punti ancora in palio cominciano ad arrivare anche i primi verdetti. La Virtus Entella non potrà salvarsi senza passare dai play-out, sono infatti 15 punti di distacco dal Pordenone con i Ramadri che però vantano un vantaggio negli scontri diretti. Infine il personaggio della settimana, Caleb Ocoli, classe 2001, originario di Vicenza. L'attaccante della SPAL, grazie al suo primo gol tra i professionisti, ha permesso ai ferraresi di vincere contro il Lecce, interrompendo la striscia di 11 risultati utili consecutivi dei pugliesi. Anche per quanto riguarda la SPAL, cambio di allenatore sicuramente fortunato, visto che con l'arrivo di mister Rastelli sono arrivati 8 punti nelle ultime 4 giornate. Allora direttore, servizio molto interessante perché in questo periodo si va a vedere un po' le squadre che sono più in forma, le squadre che hanno subito un po' di crisi, le squadre che hanno cambiato allenatore che hanno fatto molto bene, vedi Rastelli, e le squadre che comunque hanno cambiato allenatore e invece non hanno portato grosse sorprese, soprattutto positive, vedi il Frosinone. Lei di che idea si è fatto di questa situazione? Ecco, dove io ci tengo a precisare un aspetto, direttore, non so se è dello stesso parere, ci tengo a sottolineare il caso Monza, che ha fatto una cosa, diciamo, inusuale. Nonostante il momento difficile della formazione lombarda, 2 punti nelle ultime 5 gare e i 2 punti conquistati con Entella e con Pescara, ha confermato il tecnico e questo penso che sia una cosa molto bella, un attestato di stima, di affetto ad un allenatore dove c'è grande fiducia, ecco, dove si crede molto alle qualità di questo tecnico. Di solito le società, come lei ben sa, sono facili a prendere delle decisioni diverse, invece Berlusconi e Galliani hanno preferito, dico giustamente, lo dico io, continuare con lui. Maurizio, io sono dell'idea che il più delle volte il cambio dell'allenatore non serve a niente. E addirittura plaudo a quei presidenti che cambiando allenatore non lo uccidono, ma gli dicono di stare a bagnomaria perché potrebbe tornare utile. E questo per esempio è il caso di Firenze. Io non avrei mai sostituito Iachini. Per il caso Monza è giusto che tanto Berlusconi quanto Galliani difendano Rocchi, fanno bene. Però tutto quanto dipende anche dal fatto che noi sul Monza parliamo fuori registro. Cioè, siccome è arrivato Berlusconi, il Monza deve andare in Serie A. Non è vero. Il Monza è squadra che sta facendo di tutto, ma non è che abbia una storia che dice tanto ritorna, tanto qua, tanto là. Se la deve guadagnare duramente, per cui l'esperienza della squadra, l'esperienza dell'allenatore, l'esperienza degli stessi dirigenti che sono vissuti nei castelli delle fate e che adesso devono invece stare in terra insieme agli altri. Per cui, ripeto, apprezzo la conferma di Rocchi, ma mi rendo conto che non dovrebbe esserci una situazione diversa di Brocchi, capito? E cambiare molto spesso si finisce come l'amico Zamparini che oggi ha detto ne ho sbagliato uno solo su 54. Si vede che deve averne sbagliati 54 e fatto uno per bene, perché non è possibile, non è possibile. Ha fatto bene alla categoria però. Hanno tutti guadagnato moltissimo, hanno tutti avuto anche il sostegno nostro, per cui va bene così, dai. Zamparini sicuramente insomma, è rimasto famoso anche per questo, nel senso che era il mangio allenatori, cioè realmente ne ha cambiati così tanti di bravi, meno bravi, esperti, giovani, e alla fine non era mai contento. Poi ci sta, poi... Caro direttore, lei mi insegna che la bellezza del calcio è anche quella, non sempre vince la squadra che spende di più, non sempre vince la squadra sì, sì. che ha dei giocatori, diciamo, di primissima fascia, no? Perché no, ma quello, Maurizio,
Quello che dicevo di Brocchi del Monza sono in perfetta sincerità, serenità. Non è perché sono arrivati, devono poter vincere. Così come ti dico la verità, che il dispiacere di avere perduto Zamparini è perché Zamparini ne ha sbagliati pochi di allenatori, ne ha messi al mondo uno più importante dell'altro. Quindi vedi che cos'è? C'è la cultura, c'è l'appartenenza a un mondo, c'è la competenza. Solo che mi diceva una volta Luciano Moggi che Zamparini era straordinario fino al venerdì, la domenica non c'era più niente da fare. E poi alla fine lasciava trasparire l'idea che il cambiamento di panchina gliel'avesse suggerito Moggi. E Luciano mi ha detto: l'ho dovuto minacciare perché mi cercavano tutti gli allenatori d'Italia per almenarmi. Questo per dirti, però, è il bello del calcio, dai, diciamo poi la verità, non lamentiamoci più che tanto. Allora, il bello del calcio, vediamo proprio che fanno parte del bello del calcio, sono proprio i gol. Vediamo i 3 gol scelti da noi di questa ultima giornata di campionato. Allora, questi erano i 3 gol dell'ultima giornata. Direttore, per lei qual è il più bello? Vedere finalmente una bella punizione col pallone che va lì. Da quando ci hanno tolto Pirlo, dobbiamo aspettare che ogni tanto qualcuno lo faccia. Bellissimo il gol su punizione di Esposito, credo. Molto Esposito, bello. scuola Inter, che quest'anno è andato in prestito proprio a Sì. Venezia. Aveva iniziato a Ferrara con la spalla, adesso è a Venezia. Qualche volta gioca, qualche volta entra dalla panchina. Resta il fatto che è un giovane realmente molto, molto interessante. Questa è una settimana un po' particolare perché si gioca sabato, si gioca poi l'infrasettimanale. Per questo penso che nelle prossime 2 giornate di campionato, direttore, la classifica realmente lì si leggerà in maniera ancora più chiara. L'Empoli a un passo da questa promozione, come abbiamo già detto, il Lecce, nonostante la sconfitta interna con la Spal, però mantiene il secondo posto in classifica. C'è la Salernitana, che realmente è una bella sorpresa. Castori è un molto concreto, la formazione di Mezza Roma è riuscita fino ad oggi a disputare un ottimo campionato, a mio avviso. Forse ha un po' deluso il Frosinone, ecco, ci si aspettava qualcosa di più dal Frosinone, ha dato sempre grande fiducia a Nesta, poi l'ha sostituito con Grosso, un campione del mondo. I risultati però purtroppo non gli danno ragione alla formazione del presidente Stirpe. E poi in base alla classifica l'Entella ha cambiato l'allenatore, è stato esonerato Vivarini, c'è una situazione un po' molto delicata per la formazione Ligure. Il Pescara tiene, nonostante non riesce a vincere, però conquista sempre dei punti, dei pareggi preziosi. Per questo, poi ci sono tantissimi scontri diretti, l'Ascoli dimostra di essere in forma, il Cosenza ha qualche problemino e poi c'è al centro della classifica, esempio, che la Regina, visto che ormai ha raggiunto la salvezza, sogna i playoff. Ecco, questo è un po' uno specchio dal mio punto di vista. Ma guarda, Pescara, Regina, Entella,
ci sono dei risvegli tardivi, quello dell'Ascoli anche. Io preferisco pensare, per esempio, che le squadre che hai elencato delle prime posizioni del campionato non sono solo squadre, ma sono società abbastanza rigorose, abbastanza sostenute da un punto di vista di gestione. E questa è la cosa più importante alla fine di un campionato che sarà molto bello, perché tutti gli elementi che hai segnalato dicono che in questo momento nessuno dorme e nessuno dorme per davvero, avremo un finale come si deve. L'importante è, e lo specifico nel caso del Frosinone, se per caso non riuscisse ad avere la promozione, che tuttavia rimane una grande squadra, un grande club, un grande stadio, cioè iniziative che non vengono inficiate da una mancata promozione o un altro, ma rimangono storicamente valide. E credo che questo, Maurizio, sia il miglior risultato di un campionato, quello di mantenere dei club che hanno fatto cose positive, che non si lasciano prendere dalla follia momentanea dell'investimento sbagliato. Sì, condivido in pieno. Diciamo che la fortuna della Serie B è anche questa, avere insomma delle società molto forti, società insomma molto conosciute. Allora andiamo a vedere subito, sempre con Gianluca Prudenti, il servizio proprio di presentazione della prossima giornata di campionato. Ultima accelerata prima delle tre giornate finali del campionato e squadre alla ricerca del miglior piazzamento possibile in griglia per cercare di avvantaggiarsi in vista del finale di regular season. Si giocherà nel weekend e poi anche martedì per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Proverà ad avvicinarsi all'obiettivo promozione diretta, nella speranza che diventi aritmetico, l'Empoli, che dopo aver recuperato la sfida con la Cremonese ospiterà il Brescia sabato prima di far visita all'Ascoli. Due partite complicate perché le rondinelle, che martedì se la vedranno con la Spal, cercheranno punti playoff, mentre i bianconeri faranno di tutto per uscire dalla zona playout. Se i ragazzi di Dionisi sperano di festeggiare, la Virtus Entella è chiamata a far punti per non salutare in anticipo la Serie B KT. Determinanti saranno lo scontro diretto con il Pescara, che poi si giocherà un'altra bella fetta di salvezza contro il Cosenza, e la partita di martedì contro un Vicenza molto più tranquillo. Tantissimi gli scontri diretti. Proprio i calabresi sabato avranno l'opportunità di tirar dentro la lotta per non retrocedere il Pisa, che poi andrà a far visita al Frosinone. Sfide fondamentali anche per la Reggiana, che se la vedrà contro Regina e Pordenone, con la speranza di uscire dalle ultime tre posizioni di classifica. Non è più tranquilla la situazione per quanto riguarda i playoff. Nutrono qualche speranza proprio la Regina e anche la Cremonese, che giocheranno una contro l'altra martedì 20 aprile. I grigiorossi prima affronteranno un Monza assetato di vittorie dopo aver ottenuto solo 2 punti nelle ultime 4 partite, mentre i Granata se la vedranno con la lanciatissima Salernitana. Per uno scherzo del calendario, nel turno infrasettimanale proprio Salernitana e Monza giocheranno uno scontro diretto altrettanto delicato, così come Lecce che se la vedrà col Cittadella e il Venezia che aspetterà il Chievo. Partite poco adatte ai deboli di cuore. Dice bene, poco adatte a chi è debole di cuore, anche perché in queste due gare, insomma, saranno tutte impegnative. Allora, caro direttore, noi siamo nella parte finale. Prima di salutarla, le volevo dire una cosa. Il capocannoniere della Serie B non è un giovane, ma è un 32enne. Massimo Coda è il capocannoniere del campionato, ha fatto 21 reti con il Lecce. Volevo sapere il suo pensiero. Si parla sempre di giovani, poi alla fin fine invece l'esperienza è fondamentale, no? Perché poi i club, Maurizio, soprattutto d'estate, hanno necessità di comprare il bomber che ti fa la differenza, e Coda sicuramente l'ha fatta. scusami Maurizio, ti invito a rispettare una cosa, non puoi parlare di un vecchio 32enne con un ottuagenario, cerca di misurarti, nel senso che per me i trentenni, i 32enni, gli Ibrahimovic, sono giocatori vivissimi. Non c'è problema, i vecchi siamo noi, cioè io. Volevo dirti di Coda, lo conosco, anche se devo dire che è degno di un'ammirazione sconfinata, perché per esempio l'ho avuto a Bologna, nel mio Bologna,
Non l'ho visto, non so neanche se ha giocato, una stagione infelice. Poi nel suo curriculum me lo ritrovo a San Marino. Mamma mia, San Marino che gioca, la Repubblica di San Marino gioca in Italia ma in Serie D come Domodossola. E dico, questo è un percorso duro. Dopodiché l'ho ritrovato invece a Benevento. Un bel exploit. È come quello di oggi a Lecce. Secondo me è uno di quei giocatori che ha il diritto di essere una figurina importante come se fosse una figurona di Serie A. È un giocatore di valore, uno di quelli con i quali puoi provare a costruire qualcosa e io mi auguro di ritrovarlo veramente in Serie A e che ci resti, perché quando hai un giocatore così te lo devi tenere. Dice bene direttore, ma infatti noi Gianluca proprio Prudenti l'ha fatto una lunga intervista con lui dove si parla proprio sia del campionato di Serie B, ma si parla anche ovviamente del futuro del giocatore, dove lui ovviamente ha un piccolo sogno, quello di raggiungere la Serie A. Dopo la chiusura ci sarà proprio questa intervista, saranno 7 minuti dedicati proprio a lui. Direttore, grazie per essere stato come sempre con noi questa sera, ci vediamo giovedì prossimo con la speranza di portare insomma un personaggio che oggi doveva venire, poi all'ultimo non è riuscito a insomma a disimpegnarsi dai suoi appuntamenti, per questo ci auguriamo che giovedì prossimo sarà con noi. Direttore, grazie e un abbraccio affettuoso. Benissimo così, grazie e continua a farci divertire, se no non va bene, mi raccomando. Va benissimo, grazie. Allora vi lasciamo con questa intervista di Gianluca Prudenti proprio a Massimo Coda, attaccante del Lecce e capocannoniere del campionato di Serie B. Appuntamento a giovedì prossimo, buonasera. Massimo, altra grande stagione con 21 gol, hai già eguagliato il tuo record di marcature in un singolo campionato, insomma è una stagione che fin qui ti sta regalando enormi soddisfazioni. Sì, diciamo che all'inizio mi ero dato l'obiettivo, il doppio obiettivo del campionato e di essere il miglior marcatore del campionato, diciamo che per ora ce l'ho in mano tutte e due, adesso sta a noi portarli a casa e far sì che sia una stagione memorabile. Le 4 doppiette di fila ti hanno anche fruttato il premio come miglior giocatore del mese di marzo C della Serie B, è stato un marzo da paura. Sì, è stato un po' per tutti, dai, le doppiette sono coincise con 4 vittorie, che poi alla fine sono state 6 in totale, e sicuramente è stato un bellissimo momento, non mi era mai successo di segnare così tanto consecutivamente, quindi... sta facendo sì che questa stagione sia perfetta. A proposito di segnare tanto, ho fatto 2 conti e segnato 80 gol tondi tondi in Serie B. Il capocannoniere di tutti i tempi è Stefan Zwock, che di gol ne ha segnati 135. Un pensierino, cominciamo a farcelo? Sì, però l'ho detto già in precedenza, mi piacerebbe farne qualcuno anche in Serie A, dai, vorrei raggiungere la doppia cifra anche lì, però c'è da vincere questo campionato per poterla raggiungere. A proposito di Lecce, sei già entrato nella storia del club perché nessuno in Serie B aveva mai segnato così tanto. Che situazione hai trovato in Puglia? Perché insomma sei praticamente rinato. Sono arrivato qui con tanta voglia di fare, venivo da un campionato vinto col Benevento, quindi volevo rimettermi subito in gioco ed essere protagonista subito di un'altra stagione avvincente. E ho trovato un ambiente carico, con voglia di provarci, con una società seria, un direttore e un allenatore molto preparati, quindi è stato tutto più facile inserirsi. Non solo gol, ma anche tanto lavoro per la squadra, hai sfornato 7 assist, diciamo che è una lotta continua con Mancuso dell'Empoli, perché lui ti insegue a livello di gol e sopra di 2 a livello di assist. Vi siete sentiti, vi conoscete? No, Mancuso no, solo sul campo, diciamo, ci siamo incontrati da avversari, però dai, ci stiamo dando una bella battaglia, anche se adesso ho preso un bel margine di vantaggio. A livello di squadra invece vi siete fermati, come dicevi tu, dopo 6 vittorie consecutive, che è successo contro la Spal? Abbiamo perso contro una squadra organizzata, quindi secondo me non ti lascia strascichi, perché per perdere così fa meno male, secondo me, che perdere meritando.
Quindi diciamo che è una sconfitta che ci sta e ci fa stare con le antenne dritte in vista delle prossime sfide che sono decisive. Prossime sfide decisive e anche ravvicinate, perché insomma ripartirete da Vicenza sabato e poi giocherete in casa contro un'altra concorrente playoff che è il Cittadella. Come vi avvicinate a queste due partite? Sì, grazie. Eh no, con la consapevolezza di avere un vantaggio che, anche se è piccolo, però è un vantaggio, quindi sappiamo che dobbiamo guardare solo alla nostra partita, cercare di vincerla e poi sperare, guardare le altre cose hanno fatto e vedere se abbiamo preso ancora un margine di vantaggio, però ci dobbiamo concentrare esclusivamente sulla nostra partita, avendo il vantaggio. Come giocare in questa situazione molto particolare legata al Covid? Anche voi avete avuto parecchi problemi, soprattutto a novembre-dicembre. Sì, abbiamo avuto 6 casi, mi sembra, però diciamo, non ci ha mai colpito pesantemente, magari come è successo a qualche altra squadra, però l'abbiamo gestito bene, veramente. Nel senso, la società è sempre stata chiara, ha detto evitate qualsiasi tipo di assembramenti perché non possiamo rischiare di buttare via una stagione, quindi siamo stati preparati anche su questo. Una cosa che ormai è diventata purtroppo consuetudine è il fatto di giocare in stadi senza pubblico, nella speranza di riavere presso il pubblico, quanto cambia quando scendi in campo e non hai la spinta di chi tifa? Penso che i risultati quest'anno, soprattutto in casa, lo abbiano evidenziato. Dai. Penso che avere 20.000 spettatori allo stadio sarebbe stato qualcosa di diverso giocare in casa. Purtroppo non è così, si spera nella stagione prossima, però adesso ci sarebbero stati molto utili. Tu hai già vinto un campionato di B, l'hai fatto con il Benevento. Che differenze e che analogie stai trovando rispetto a quella stagione trionfale, quella dell'anno No, scorso? vabbè, l'anno scorso penso non c'è storia, nel senso abbiamo meritato, strameritato proprio dall'inizio. Facevamo gol in qualsiasi modo, non subivamo gol, era una squadra secondo me perfetta per il campionato di B. Sicuramente quest'anno sì, qualcosina abbiamo lasciato, sotto il punto di subire troppi gol, questa cosa li penalizza, però è anche magari un modo nostro di giocare, che giochiamo più offensivi e questo ti penalizza nell'altra fase. Tu hai già appunto giocato e vinto un campionato, ora mancano 5 partite al termine di questo, comprese le due che si giocheranno tra sabato e il turno infrasettimanale, ci sono 15 punti in palio e avrete anche due scontri diretti, quello contro il Monza e poi all'ultima giornata contro l'Empoli. Come vi avvicinate a queste ultime partite che insomma di fatto valgono la stagione? Sì, infatti secondo me il Monza non è ancora fuori da nulla perché ha ancora 2 scontri diretti sia con noi che con la Salernitana, quindi è ancora in corsa per me come il Venezia, come lo è il Venezia, che anche loro hanno uno scontro importante. Ma te l'ho detto, noi ci avviciniamo consapevoli del vantaggio che abbiamo e dobbiamo cercare di arrivare più avanti possibile, cercare di staccarci dalle altre. Per non. C'è una squadra che ti ha sorpreso particolarmente, che magari non ti aspettavi di trovare così forte in questa stagione di Serie B? Purtroppo è dietro di noi. Penso alla Salernitana che forse ha cambiato poco rispetto agli altri anni, però secondo me ha un allenatore che l'ha messo veramente nelle condizioni di rendere al massimo. È una squadra che subisce poco e come dicevo prima in B fa la differenza. E sono una squadra solida che sicuramente ci darà filo da torcere fino alla fine. A proposito di Salerno, sei rimasto molto legato a quella città, hai casa anche a Salerno, sappiamo che hai un inquilino particolare, gli hai alzato l'affitto visto che non ti ha fatto segnare nell'ultima sfida. Eh sì, no, Belek, siamo rimasti amici da Benevento, da Nando di Benevento, quindi è stato un piacere poter darla a lui. Poi sì, ci scherzavamo su questa cosa, ha detto se mi fai gol non ti pago l'affitto, ho detto porca miseria, Ah, quindi però. per quello che non hai segnato, ora che ti ho scoperto l'arcano, va bene. Ultima domanda, poi ti lasciamo in pace. A livello invece di attaccanti, c'è un giovane, visto che comunque la Serie B, si conferma campionato giovane, si conferma campionato, fucina di talenti, ha dato tantissimi giocatori alla nazionale Under 21, ora, in questa prima fase degli europei, Under 21 che tra l'altro si è qualificata alla fase finale, c'è un ragazzo giovane che ti piace particolarmente e che magari, ha un po' le tue caratteristiche.
Ah, di attaccanti, però purtroppo non si sono divisi, sono giovani, forse l'unico che si avvicina, diciamo, Esposito della Venezia, dai, uno più giovane. Gli altri sono già un po' navigati, quindi è inutile che te le dico. Ultimissima, scongiuri a parte, sono permessi, tanto ti vediamo inquadrato solo in volto. Cosa saresti disposto a fare in caso di promozione in Serie A con il Lecce? Un fioretto da promettere ai tifosi. Tira No, no, mi sono detto sulle mani perché sennò non. fino all'ultimo di non promettere niente, perché magari quando sono lì per raggiungerlo lo faccio, però per adesso niente ancora. Dai, ci farai sapere allora. Sì, dai. Grazie mille, in bocca al lupo, buon Va proseguimento bene. di stagione. Ciao, ciao. Ciao, Ciao grazie. a tutti. Ciao.